Ok, buongiorno consiglieri. Seconda convocazione della commissione, prima commissione permanente sport della quinta circoscrizione. Sono le 9:33 di giorno 25 febbraio. Proseguiamo con l'appello. Cavaliere Presente. Losardo. Il microfono. Presente, presente, presente. Palazzo. Presente. Tre presenti. Ci sono, c'è pure come ospite il consigliere Altadonna. Il consigliere stabile. Il consigliere Il stabile consigliere che stabile. appena, sì, si è appena entrato. Prego, Quindi presidente. diamo il benvenuto agli ospiti, i consiglieri Piero, stabile e Altadonna. Dopodiché. non trovo il link, Piero, per domani. Sì, ok. Grazie. Bene, siamo in numero legale, la seduta è aperta. Quindi seduta della Commissione Sport, come ha precisato il nostro segretario Piero Palumberi. E allora, cosa abbiamo all'ordine del giorno, oltre alle comunicazioni? Se c'è qualche collega pronto a fare qualche comunicazione, siamo qui ad ascoltarlo. Presidente, io se posso, Sì, siamo nelle comunicazioni, consigliere. se lei ha notizie riguardanti la palestra, a che punto siamo o c'è bisogno di fare qualche sopralluogo per capire lo stato dei lavori? Le ultime notizie che ho io sono, diciamo, positive, ma risalgono alla settimana scorsa che già avevano, diciamo, iniziato i lavori di disboscamento e tutto quanto. Mi riprometto però la settimana prossima di fare una capatina in quel sito. Rita. Ok, Sì, non grazie Presidente. ci mancherebbe. Comunque, potrei anche fare una telefonata più tardi, parlare con l'ingegnere Ricco Bono, così magari, così posso comunicare eventuali novità anche nella seduta, di domani, perché domani siamo convocati. Quindi sarà mia premura. Poi altre comunicazioni? Nessuno? Gli ospiti hanno facoltà di intervenire tranquillamente, quando lo chiederanno e lo vorranno. Poi, per Grazie quanto Presidente. non ci mancherebbe, poi per quanto riguarda la commissione speciale, perché qua abbiamo componenti della commissione speciale mobilità e traffico, dico, volevo ricordarvi che alle 10:30 è convocata la commissione e faremo un sopralluogo in via Baviera, riguardante il famoso TAP appunto di via Baviera, che questa strada dovrebbe essere collegata a via Giovanni Evangelista di Blasio e quindi via Telesino e via Discutendo. Quindi mi pare che il consigliere stabile faccia parte della commissione, mobilità e traffico. Dico bene, consigliere stabile? Sì, Presidente. Sì. Comunque, eventualmente si può collegare quando inizieremo Io il purtroppo non posso sopralluogo. scendere come lei Sì, sa. lo so. Appunto per questo ho detto si può collegare quando inizieremo il Ok. sopralluogo. Quindi fissato per, diciamo, noi ci collegheremo con la commissione speciale alle 10:30, 10:35, il tempo appunto quando appunto finirà la commissione attività sportiva. E allora, oggi abbiamo il primo punto, quindi abbiamo diversi punti. Il primo punto è una proposta di deliberazione presentata appunto da me medesimo e ha per oggetto corso di nuoto per i cittadini diversamente abili, residenti nella quinta circoscrizione, se non ricordo male. Se mi dà Esatto. supporto, se mi dà supporto il nostro segretario, a Sì. cui cedo la parola per leggere la suddetta proposta. Ok. Allora, considerato che il Consiglio della quinta circoscrizione ha sempre posto particolare attenzione verso i cittadini con diversibilità,
considerato che l'iniziativa permetterà ai partecipanti di vivere un'esperienza molto significativa, tenuto conto che la realizzazione del progetto sarebbe in linea con gli obiettivi circoscrizionali, in quanto lo stesso assume un valore sociale e sportivo particolarmente significativo. Il Consiglio della Quinta Circoscrizione impegna il Sindaco, l'amministrazione comunale, affinché si possa organizzare un corso di nuoto per i cittadini diversamente abili residenti nel territorio della Quinta Circoscrizione, coinvolgendo le associazioni di categoria. Gli uffici competenti che si occuperanno della richiesta sono quelli dello sport e delle attività sociali. Sì, appunto a proposito di questo, mi dispiace che il Presidente non abbia trasmesso, inoltrato anche la suddetta proposta alla Commissione Attività Sociali. Questo diciamo me ne duole. Io avevo anche scritto appunto in narrativo che gli uffici competenti erano quelli dello sport e delle attività sociali, perché quando si parla di disabilità è chiaro che viene coinvolto anche il settore attività sociali. Questo mi dispiace. Comunque, dato che sono presenti appunto due membri della commissione attività sociali, insomma, quindi diciamo non cambierebbe poi più di tanto, per fortuna. Comunque, quindi parliamo di nuoto per un corso di nuoto per i cittadini diversamente abili, però sicuramente la nostra attenzione, oltre diciamo che per tutti i cittadini, dovrebbe essere rivolta verso diciamo i ragazzi principalmente. Il nuoto sappiamo tutti che è uno sport adatto a tutti i tipi di disabilità e anche per le situazioni più gravi. L'attività che si svolge in acqua risulta sicuramente particolarmente benefica grazie alla mancanza della forza di gravità che facilita appunto il movimento, permettendo appunto di aggiungere un maggior numero di autonomie. Quindi precisiamo anche che la partecipazione al corso sarà subordinata ad una prova in acqua. Chiaramente non possiamo diciamo fare questo corso ai ragazzi, ai cittadini che non abbiano una dimestichezza diciamo, nel galleggiamento, per usare un termine specifico. Sicuramente questa iniziativa ha un elevato valore sociale, scusate. L'iniziativa si inquadra nell'ambito di quegli interventi che sono volti a favorire la pratica dello sport e ai ragazzi e anche ai cittadini, specialmente diversamente abili, in età evolutiva, per i quali diciamo la pratica dello sport, dell'attività sportiva, è un grande valore terapeutico sotto l'aspetto della rieducazione sia fisica sia mentale che anche sociale. Diciamo in questo periodo si sta vivendo un periodo molto, scusate il gioco di parole, ma il periodo è molto molto difficile appunto per la pandemia, e credo nonostante tutto però non si possa rinunciare a questa iniziativa, anche perché approfitto della presenza anche del Presidente delle attività sociali, ha sempre avuto una particolare attenzione nei confronti delle fasce sociali più deboli, su questo non ci sono dubbi, e quindi appunto per questo nasce anche questa proposta. Gli obiettivi principali del corso sono quelli di rafforzare il grado di autonomia e quindi favorire la massima integrazione e anche socializzazione, oltre che indubbiamente una cosa molto importante è quello di apprendere appunto le tecniche del nuoto, che ritengo anche indispensabile. Perché attraverso il nuoto
si invia anche, si mira, scusate, si mira a promuovere l'adozione di stili di vita che sono seri, sono utili a incrementare indubbiamente quegli standard di benessere psicofisico, i livelli di autostima, appunto di tutti quanti potranno usufruire di questo, di praticare, di partecipare a questo sport. È risaputo come la regolarità nella pratica sportiva possa, l'abbiamo sempre detto, rallentare quei processi di invecchiamento e risultare sicuramente funzionale per il miglioramento delle aspettative e anche della qualità della vita. Scusate che c'ho una telefonata che blocco. Perfetto, scusatemi. Diciamo questo periodo, dicevo questo di pandemia, che è stato veramente un anno tormentato. Diciamo in questo anno sicuramente i diritti dei più deboli sono stati quasi soffocati da questa emergenza sanitaria che ha veramente purtroppo si sono dovuti occupare di nuove appunto inattese urgenze e di conseguenza diciamo i più deboli sono stati un po' trascurati e quindi il nostro impegno quotidiano, il nostro impegno giornaliero appunto sia a livello istituzionale ma anche a livello di cittadini debba essere sempre quello di garantire, fare rispettare il principio di uguaglianza e il diritto di tutti ad una effettiva e anche consapevole partecipazione alla vita sociale, alla vita economica, alla vita culturale e anche alla vita politica. Quindi il mio auspicio, che è anche sicuramente il vostro, il nostro auspicio, il vostro, il nostro auspicio, è quello che l'amministrazione comunale dia seguito a questa ulteriore iniziativa, perché ne abbiamo proposte tante di iniziative, veramente, e purtroppo quasi mai si è dato seguito a tutto quanto. Diciamo che dare seguito a questa iniziativa sarebbe un segnale che noi daremo forte sul tema della disabilità, che deve essere sicuramente una priorità assoluta per l'amministrazione comunale, specialmente dopo questo periodo trascorso. Grazie per avermi ascoltato. Presidente, consiglieri, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a quanto, diciamo, ho detto, sarebbe importante che voi integraste, diciamo, con un vostro intervento. Mi riferisco anche al Presidente Altadonna, che lui è sempre attivo e dinamico in queste attivo circostanze. Io sono Presidente. Come noto, l'attivo sono io. Mi piacerebbe appunto che lei intervenisse pure, dato allora, che lei è un esperto in nuoto. Volevo dire questo. Il nuoto sì. È uno sport completo, prima di tutto, sì. Perché sviluppa tutto, mette in moto tutta l'articolazione. Poi abbiamo un altro bravo sport sempre in acqua, che è importantissimo, che qualcuno non sa, che è l'acqua gym. Esatto, l'acqua sì. Gym è uno sport completo, ancora meglio di nuotare soli, perché nuotando soli uno si regola lo sforzo, no? E non Sì. vai a bruciare, ci siamo. Invece con l'acqua gym, cosa succede? Ti muovi tutto e Sì. fai un allenamento completo, Presidente. Io Bene, bene. avevo compagni di vabbè, eravamo insieme delle persone di 70-75 anni, ma tu dovevi vedere, Presidente, come si allenavano, erano felici. Con questa chiusura che io non capisco,
che hanno chiuso la piscina, perché entriamo in un altro, un discorso un altro, e le parrucchierie sono aperte, no? Che sì. nell'acqua c'è il cloro, uno, c'era il distanziamento perché noi eravamo di più di un metro e mezzo, magari anche di più, non capisco sì. questo. E tanta gente vicina anziana ne sta soffrendo, perché veniva lì in acqua, passava quell'oretta di allenamento, di passatempo pure, perché si comunicava, si scherzava, si diceva qualche parolina, era un evento sociale, perché poi si diventa una famiglia, perché poi siamo sempre le stesse persone, ci siamo? Esattamente, esatto. Diciamo è una cosa bruttissima, perché se io penso con queste persone che con qualcuno di persona anziana ci sentiamo e stanno soffrendo, presidente, stanno soffrendo stare dentro senza allenarsi. E appunto, diciamo, dicevo questo io nel mio intervento, questo appunto è stato sicuramente una categoria, quella dei più liberi, dei più deboli, in cui i diritti sono stati molto, molto lesi, perché soffocati appunto da questa emergenza sanitaria, da questa forzatura. La palestra lo potrei capire, giusto, gli spazi sono di... ma specialmente l'acqua, che c'è anche il cloro, non so se con il cloro, io non sono un dottore, ci siamo, però voglio sì. dire, la distanza tra uno e l'altro c'era, eravamo 20 a voglia di distanza, gli spogliatori facevano rimanevano in acqua, c'è chi si lavava e poi gli altri entravano, dico, tutte cose fatte in norma, che prima di chiudere erano venuti i carabinieri a controllare, io parlo della Malù perché sono io, vado alla Malù, sono venuti sì. a controllare, hanno guardato istruttore con le scarpe, con quelli i sacchettini nelle scarpe per non i salvapiedi, ci siamo sì. l'istruttore con la mascherina addirittura ci allenava, dico, tutte cose in regola. Il motivo di chiudere tutte le piscine io non ancora oggi non riesco a capire, che è una cosa salutare, proprio per salutare la piscina, non ci vai sì. per divertirti o per andare a fare muscoli o fare il bello, no? Che vai in palestra e ti devi fare i muscoli. Lì è solo certo. salutare, per salute, perché principalmente anch'io, io ci andavo per salute. Riuscivo sì. a dimagrire. Diciamo che con le dovute precauzioni si poteva anche continuare, diciamo, a fare esercitare. Ma sono venuti a guardarci, presidente, avevano detto tutto sì. ok. Sì. Così, presidente, chiudi la piscina e mi lasci in mano per i parrucchieri, eh? Ne parlo bene, anzi, che lavorano buono per loro, dico, che senso ha? O i supermercati, che senso ha? Di cosa parliamo? Vabbè. Lo so, caro, ci sono state delle discriminazioni, magari sicuramente tanti errori, ma nascono, sono figli di questa emergenza sanitaria, indubbiamente. Comunque lo sport è sicuramente... Viaggio. Lo sport, siamo... sì. Grazie consigliere Stabile per il suo intervento, per il suo contributo. Vabbè. È chiaro, evidente che lo sport debba avere sempre una mano tesa, rivolta specialmente ai cittadini, ai ragazzi diversamente abili. Sempre lo sport deve essere sempre di aiuto, ecco, per quanto riguarda specialmente diversamente abili. Lo sport è appunto come veicolo privilegiato per l'educazione dei giovani, ma anche deve essere principalmente un valido strumento di sensibilizzazione appunto nei confronti delle persone meno fortunate. Non dimentichiamolo mai. Va bene, quindi è giusto. Posso, presidente? Sì, prego, prego, presidente Altadonna, prego. Le parole del consigliere Stabile ci fanno capire che se è stata dura e se è dura per le persone appunto normodotate, figuriamoci, come diceva lei, per le persone che hanno delle difficoltà. Io volevo sottolineare che questa attività proposta dalla commissione, insomma proposta da lei,
ha una valenza doppia come tutte le attività che si fanno per i ragazzi disabili, ovvero una valenza che va al di là del ragazzo stesso e che coinvolge anche la serenità della famiglia, perché le famiglie dei ragazzi disabili sono, quando si propongono queste attività, dobbiamo considerare che stiamo attenzionando anche loro, perché avere un ragazzo disabile, poi quando una disabilità è grave, H24 a casa durante appunto questa pandemia, senza l'assistenza di nessuno, senza la possibilità per la famiglia di poter vivere alcuni momenti di normalità, perché immaginate appunto la famiglia di un ragazzo disabile quando può permettersi di fare una passeggiata, i genitori di un ragazzo disabile quando possono permettersi di fare una vita normale, a volte approfittano appunto di queste attività per potersi sentire anch'essi normali. Quindi credo che la validità di questa proposta vada riscontrata anche in questo. Per quanto riguarda il perché sono state chiuse le piscine, io volevo ricordare al consigliere Stabile che qua non è solo una questione di distanza, tenuto conto che l'aerosol, quindi queste famose goccioline con le quali si trasmette il virus in una piscina, ovviamente vengono rilasciate continuamente dai fruitori della piscina, a prescindere che ci sia un metro o no, comunque la vasca è quella. Quante volte capita di riemergere, di nuotare, di far uscire dalla bocca appunto acqua mista alla propria saliva. Quindi questa è una delle motivazioni. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Altadonna per l'intervento, per il suo contributo. Volevo sentire anche il Consigliere Palazzo se è presente, così facciamo questa carrellata di interventi. Magari dopodiché possiamo passare se dobbiamo presentare qualche emendamento alla proposta, ecco, siamo pronti successivi all'intervento del consigliere Palazzo, se vuole intervenire chiaramente. Presidente, sì, no, sì. Dico, rispetto a quello che avete già aggiunto voi, ho poco da aggiungere, però ho pensato a presentare degli emendamenti affinché si migliori la proposta. Quindi se sì, lei ci dà la possibilità di scrivere gli emendamenti, così faccio l'integrazione. Dico, ma sì, già è certo che, ed è sicuro che il nuoto favorisce, ed è uno sport completo, tutto quello che già ha detto lei, consigliere, rispetto alle vostre dichiarazioni. Sì, grazie consigliere grazie Palazzo, non ci mancherebbe. Allora accogliamo la proposta da parte del consigliere Palazzo, magari rimanendo sempre in registrazione, però ognuno magari di noi, ecco, si raccorderà per estrapolare qualche emendamento alla proposta presentata. Bene, che fa allora? Rimaniamo così, come diciamo si fa abitualmente, che rimaniamo appunto collegati, ma diciamo si preparano, si approfondiscono, si approfondisce la vicenda cercando di presentare qualche emendamento migliorativo alla proposta che è stata presentata. Dicevo questo quando ho esordito, che è vero che la proposta è rivolta diciamo a tutti i cittadini diversamente abili, però dicevo altresì che la Commissione sicuramente presterà maggiore attenzione ai ragazzi, una fascia di età appunto che va dai 10 ai 15, ecco, sarebbe più opportuno, se, diciamo l'età, ecco, evolutiva principalmente. Quindi pregherei appunto di eventualmente preparare anche qualche emendamento appunto che riguardano anche i ragazzi. Grazie a tutti, quindi l'appuntamento è a breve. Okay. Rimanendo sempre collegati, a dopo. A dopo.
Chiaramente si accettano anche suggerimenti da parte degli ospiti, ecco, in forma è una vicenda appunto che riguarda anche le attività, una proposta che riguarda anche le attività sociali, quindi saremmo ben lieti appunto di questo spirito collaborativo che si è sempre dimostrato efficace e ha portato sicuramente a dei benefici. Grazie, siamo qui. A dopo.
Scusate che sono uscito. Pronto? Sì, ok, ok. Niente, stai uscendo? Un pochettino di... Pianto, ho chiamato il 118 e c'era uno scemo che dice dalla voce la sento bene, signor, c'è bisogno di vedere un po' là. Se sei lei che è primario. E abbiamo quelli che sono primari. Improvvisa, no, ha parlato 2-3 minuti, dice la sento bene, e ieri sera meschino se non gli do una bentola non potrà respirare. Chi è negativa mia moglie, però può essere che si accomanda. Ah, yeah.
ma io ora devo... Bene, consiglieri, sono le 10:18. Ricordando che fra alcuni minuti... Appunto, ricordando che a breve dobbiamo essere presenti anche nella commissione speciale, perché abbiamo un sopralluogo importante e quindi è giusto recarci tutti Presidente, quanti i componenti. Ci colleghiamo a quella speciale. Sì, poi appena finiamo qui e subito dopo ci colleghiamo in quella speciale e andiamo a fare questo sopralluogo. Lei chiaramente rimarrà a casa perché è impossibilità. Grazie, Presidente. Sì. E allora, abbiamo estrapolato degli emendamenti, sono ben quattro emendamenti. Consigliere Palazzo è in aula?
Consigliere Altadonna, sì, sono tutti presenti, vero? Qui siamo. Qua siamo. Perfetto, perfetto. E allora, quindi si è pensato, appunto, dato che il corso rivolto a tutti i cittadini, diciamo, fa sì che c'è una platea abbastanza ampia, quindi abbiamo pensato appunto di rivolgerci per quanto riguarda indirizzare questo corso di nuoto per i ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria, e penso che tutti siamo d'accordo su questo. Quindi il primo emendamento è sostituire il termine cittadini, quindi ove presente, quindi credo che sia presente in due righe, sì, quindi sostituire il termine cittadini con ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria. Ha preso appunto? Sto prendendo secondaria, sì. Sì. Poi questo il è il secondo, primo. Sì, questo è il primo. Poi il secondo emendamento è considerato che il progetto, il corso, vabbè, diciamo il progetto, rivolto agli alunni diversamente abili, si propone, io leggo lentamente per consentire, sì, al segretario, sì. In caso io sì. La fermo se... sì. Si propone, ci è arrivato, sì. Si propone di creare un contesto educativo alternativo, sì. Virgola, incentrato sull'aspetto ludico, sì. Per aiutare i ragazzi, cioè, diciamo, bambini barra ragazzi, bambini ragazzi. Nei loro percorsi di crescita. Ok. Ridimensionare, ridimensionare i limiti fisici, che parliamo di ragazzi diversamente, certo, abili, far sperimentare, sì, nuove possibilità di movimento, e di relazione con gli altri. Ok. Virgola. Offrire un'occasione stimolante per esprimere le proprie potenzialità e capacità. Okay. Questo è il secondo. Sì. Poi abbiamo ancora il terzo. Sì. Considerato che la pratica del nuoto promuove altresì una buona condizione di rilassamento riducendo gli stati d'ansia.
Finito? Poi c'è il quarto emendamento che è aggiuntivo, lo pure. Sì. Allora, praticamente nel terzultimo rigo, se lei c'ha la proposta... Allora, aspetti che la apro. Dopo, le, dopo, il ter, dopo associazione di categoria... Allora, febbraio, prima commissione... Ok, allora, dopo il terzo rigo, sì. La gestione sarebbe obiettivi dopo, quale parola? Dopo le associazioni di categoria, coinvolgendo le associazioni di categoria, la, c'è, è il terzultimo rigo, l'ha visto? Allora, te... allora, sono stato contro la gestione dei progetti in linea per obiettivi discussione in questo assumo un valore sociale espressione significativo. Ma no, terzultimo ho detto, terzultimo rigo, se lei mi legge il quarto rigo. Allora, dopo che c'è scritto sì. Impegna il sindaco, l'amministrazione comunale. Sì, di nuovo. Per poi, c'è, poi alla fine c'è, coinvolgendo le associazioni di categoria, bisogna Okay. aggiungere con istruttori specializzati. E gli insegnanti di sostegno. Quindi coinvolgendo le associazioni di categoria con istruttori specializzati e gli insegnanti di sostegno. Penso che sia stata una sia d'accordo. Assolutamente, Presidente, per questo non intervengo. Va bene. E allora... ci sono interventi? Non ci sono interventi. Allora facciamo una cosa: nominiamo consigliera Cavaliere. Presenta consigliera Cavaliere. Sì, no. Presenta. Non bisogna nominare presenta. Nessuno, presidente. Come? Non c'è bisogno di nominare. Presenti, vabbè, non c'è bisogno. Perfetto. Allora siamo tutti presenti. E allora, però, dobbiamo esprimere. Ma pure lei voleva sicuramente... verificare. Come? Verificare la nostra attenzione, voleva verificare la nostra attenzione, presidente. Mi sembra giusto, non è così? Lo so voleva che siete solenti. Se noi eravamo assenti o no? Lo so, ci mancherebbe. Bravo. Uso delle... ho usato una strategia e sono stato scoperto. Ma sì. sì. E allora, quindi gli emendamenti sono stati già letti, il segretario ha preso gli appunti, quindi non ci resta altro che esprimere il parere, diciamo, alla proposta. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli alla proposta di deliberazione che ha per oggetto corso di nuoto, quindi diventerebbe poi, se il consiglio approva, per i ragazzi per ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria nella quinta circoscrizione. Benissimo, sono le 10 e 28, volevo appunto ricordare la convocazione della Commissione Speciale Mobilità e Traffico con il sopralluogo in via Baviera. Ci vediamo quindi all'angolo dove c'è Eurospin, ecco, angolo via Perpignano, per poter poi inoltrarci, diciamo, nella stessa strada. Vediamo se di poter coinvolgere anche qualche rappresentante appunto della scuola che è ubicata in via, che è la principessa Elena, se non ricordo male, magari vediamo qualche insegnante, qualche referente per farci, ecco, sì, consigliere Stabile, sì, appunto, per far sì che loro si accorgano anche della nostra presenza, che la circoscrizione lavora nonostante i regolamenti non vengano approvati dal Consiglio Comunale. La circoscrizione si propone sempre di raggiungere gli obiettivi
prefissati, a prescindere o meno dai vari regolamenti che attenuano sicuramente il potere e il raggio d'azione. Comunque, magari è una discussione che affronteremo poi martedì durante la seduta di consiglio per analizzare tutto quanto. Bene, io ringrazio gli ospiti nella persona del consigliere Altadonna e nella persona del consigliere Stabile, ringrazio appunto per il contributo che hanno dato appunto per quanto riguarda l'espressione di parere. Abbiamo analizzato appunto la proposta che era oggetto della discussione. Grazie a tutti, ringrazio anche i componenti della Commissione Sport e l'appuntamento quindi con tutti voi membri, componenti, per domani mattina sempre alle 8:30 in prima convocazione. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie a lei, buona giornata. Grazie, ricambiamo. Arrivederci.